Pescate il video di Napoli-Milan! Pescatelo! 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 Pescatelo dove dico che l'Empoli farà punti a Milano! Perché questo è quello che è successo. Ho detto, abbiamo vinto 4-0 a Napoli? Sicuramente l'Empoli farà punti a Milano! E to come ci ho preso! E to come ci ho preso! Sapete una cosa? Adesso gli interisti li ho nel cuore, perché... A parte mi dispiace perché sono messi così male pure loro che non vengono neanche più a vedere i miei video. Ci vengono i tifosi del Napoli, quelli che hanno due scudetti più del Cagliari con quello che stanno vincendo e 4 in meno di Bologna e Provercelli. Però, vabbè, almeno io, amici, neanche poi così tanto interisti, dico, pareggiare partite così, proprio loro che hanno giocato oggi, è frustrante, sì. È frustrante, lo so. Però almeno voi giocate a pallone, le occasioni le create, vi affacciate davanti la porta. Noi manco quello! Manco quello! Le squadre, Salernitana, posso farvi un elenco che arriva fino a domani, arrivano a San Siro e si chiudono. E il Milan non è che prova, dice, no, aspetta, si chiudono, cerco una soluzione. No! Il Milan si chiudono e vabbè, pareggeremo anche oggi. Ti qua, ti di là, passaggi. 65% di possesso palla. 650 passaggi riusciti. Non avete fatto neanche un gol. Uno che vi è stato annullato, giustamente. Anche se poi l'arbitro... Nonostante tutto, parlo quasi mai di arbitri, ha le sue croci stasera perché ha fatto le cazzate anche lui. Fischiato falli a caso e non fischiato falli netti, però quelli sono dettagli. E io ero sicuro, sicuro, sicuro che stasera l'Empoli sarebbe arrivato a Milano sicuro di fare almeno un punto. E cosa è successo? Il risultato è in copertina 0-0, anche qua sotto nel titolo. Io, se andremo in Champions League, credo, non lo so, boh. C'è una cosa che io non voglio più vedere il prossimo anno. Due cose. Una si chiama Ante Rebic. Ora si chiama Divock Origi. E se vogliamo aggiungere la terza, si chiama Tommaso Pobega. Perché soprattutto i primi due hanno fatto una partita oggi che mi ha fatto rimpiangere quando in attacco avevamo questa maglia. C'era Gianluca Lapadula. Io in 15 anni di Milan ne ho viste. Ho visto Cerci, ho visto Lapadula, ho visto Bacca, ho visto Luis Adriano, ho visto Andre Silva, ho visto Suso, ho visto Pellegri, ho visto un sacco di merde, Paloschi, Robinho che prima di fare un gol ne sbagliava 84 a porta vuota. Ma io uno come Origi, vi giuro, vi stragiuro, che faccio difficoltà, seria difficoltà a ricordarmelo. Faccio veramente seria difficoltà, ragazzi, a ricordarmi uno scarso come Origi. Non posso, bene o male, dire lo stesso di Rebic, perché Rebic, il suo... Non si può dire che lo abbia fatto, ma Rebic ha overperformato, è arrivato in fondo alla corsa e quindi è giusto che lui cambi aria e noi si cambi aria. Fine della premessa. Arriviamo al gioco. L'Empoli si è chiuso. La partita degli altri, tranne Bennacer, che veramente oggi Bennacer mi ha deluso, penso sia la peggior partita di Bennacer negli ultimi 2-3 anni, non è stata neanche malvagia, perché Maignan non è stato chiamato in causa.
I due difensori centrali, manco tanto. Due terzini erano più avanti che indietro. Tonali ha fatto un recupero della Madonna e più di quello non poteva fare. Bobega, ne abbiamo già parlato. Benasera, ne abbiamo già parlato. Rimane Sarri Mekerz, che conosciamo bene i suoi limiti. E penso che abbia giocato anche sopra quello che si è visto ultimamente, tolta la partita di Napoli. E poi rimangono, ragazzi, questi due cadaveri di merda. Perché sono dei cadaveri di merda. Sono dei fottutissimi cadaveri di merda. Cioè, sono una cosa obbrobriosa, Rebic e Origi. E li fai pure giocare insieme. Questo è il problema. Origi ha offerte, le leggo l'altro giorno Sky Sport, no? Quelle notizie che su Facebook lascia a metà. Origi ha offerte dall'Aston Villa. Vai! Ti ci porto io! Ma ti ci porto io all'Aston Villa! Cazzo! Per fortuna non si è perso. Non si è pareggiato come l'Inter ha pareggiato oggi, perché con la Salernitana ci ha giocato meno di un mese fa e so quanto fate girare il cazzo un pareggio così. Io l'ho subito al 68esimo, figuratevi loro che l'hanno subito al 90esimo, quindi penso sia assai peggiore. Non posso dire che mi ha rovinato la Pasqua, perché io sapevo già dall'inizio che sarebbe finita così. Io dopo 12 minuti, e uscirà la live reaction domani come sempre, ho detto questa partita mi puzza. L'unica occasione, l'occasione più chiara, più nitida della partita, chi l'ha avuta? Il signor Ante Rebic, che ha fatto a tu per tu col portiere. Nessuno dietro, nessuno. Era da solo, poteva anche essere 1-0 sta partita. Tira e addosso al portiere, ce lo coglie nel petto, non è che fa la parata, si butta in faccia. Gli coglie il petto! Cioè, come se fosse presente i cerchietti su FIFA quando fate, quando tirate i rigori, che fate l'arena, le pratiche, gli allenamenti, no, su FIFA, che tirate i rigori, dovete cogliere quelle padelle di merda che mettono nell'angolo della porta. Ecco, quello era il portiere. Quello era il portiere oggi. Per Ante Rebic, 4,5 milioni all'anno, 4,5 milioni all'anno per tirare addosso al portiere. Mercoledì c'è martedì, quando è martedì, mercoledì c'è Napoli? Beh, dopo, prossimo, sì, perché giocheremo sabato, tra l'altro, credo, con Lecce, se non vado errato. Dove, ve lo dico già, al minuto 8:02 di questo video, avremo problemi. Perché anche Lecce oggi, nonostante abbia vinto con Napoli, ha fatto una gran partita, ha giocato meglio del Napoli. Poi chi vince ha sempre ragione, perché chi vince ha sempre ragione. Ma vi ricordo che Lecce con le big gioca meglio che con le ultime in classifica. E con questa premessa io vi lascio, perché mi sono frantumato i coglioni di passare un'altra serata a casa a vedervi voi fare figure di merda.